esprimere molta soddisfazione per, innanzitutto perché siamo riusciti in pochissimo tempo a elaborare una bozza e a sottoporla, e vi ringrazio per aver avuto la sensibilità intanto di partecipare, di collaborare, così come dovremo insieme collaborare per farlo diventare questo il documento definitivo. Devo qui insomma pubblicamente dare atto all'ufficio di aver svolto un lavoro particolarmente gravoso, in mezzo a non poche difficoltà, però insomma questo dimostra che ci sono energie e risorse che vanno sempre di più valorizzate nella pubblica amministrazione, in particolare per quanto mi riguarda ovviamente nel comune del quale io sono responsabile, e una stretta collaborazione anche con la giunta, con gli assessori, in particolare con il vice sindaco che era la delega per i Sassi, insomma ha contribuito a fare in modo che il risultato potesse essere almeno questo primo traguardo, che era però fondamentale, perché senza uno strumento in mano non avremmo potuto avviare e non potremo neanche, anche nei prossimi giorni, anche eventualmente sistemare, aggiustare, criticare ed emendare lo stesso. Credo che i documenti di questo tipo, che sono particolarmente corposi, devono servire all'obiettivo vero che è alla base dell'elaborazione dei documenti. L'attenzione negli ultimi tempi, insomma, era un po' calata sul grande patrimonio che noi abbiamo, di cui disponiamo e che non è nostro, al di là diciamo delle particelle catastali, demanio, comune, non è nostro perché quando è come il Colosseo, diceva Elio, cioè, non è di Roma, non è solo di Roma, è pure degli americani, pure per noi è la stessa cosa, ed è pure degli australiani. Quindi noi abbiamo bisogno di rilanciare attraverso questo documento, questo strumento, tutta la battaglia per la conservazione, valorizzazione, il consolidamento. Noi abbiamo bisogno di rimettere in moto un circuito positivo, virtuoso. Noi quando dovremo preoccuparci, lo dico soprattutto agli organi, ai rappresentanti delle istituzioni politiche, diciamo, noi avremo bisogno di presentare questo, quando sarà definitivo, di presentarlo in una cornice autorevolissima. Dovremo chiamare a raccolta di nuovo tutti coloro che sono stati in parte o in tutto anche protagonisti del lavoro degli anni passati. Dovremo anche avere qualche testimone eccellente che insomma possa già darci una battuta su questo percorso che stiamo facendo, sul viaggio che abbiamo voluto continuare, perché questo stiamo utilizzando questa metafora del viaggio e facciamo molto bene, perché in un tempo così disgraziato come quello che viviamo, in cui sembra tutto cristallizzarsi, in cui c'è il terrore a muoversi, a fare un passo, sembra che non abbiamo più la possibilità di mettere un mattone da nessuna parte. Proviamo a scrollarci un pochino di dosso questa disperazione e vediamo di spingere per fare le buone pratiche,
dentro le buone pratiche, dentro la cultura che è parte integrante di questa battaglia fatta a Matera. Allora, questa è una delle cose che Matera può raccontare al resto del mondo. Matera ne può raccontare tante, ne può raccontare di battaglie vinte, di battaglie perse, di impegni, di cose straordinarie fatte in un tempo lungo, molto lungo. Tra le cose che può raccontare, sicuramente primeggia questa. Il suo patrimonio architettonico, storico, antropologico, culturale, primeggia tra tutte le altre cose. Quindi noi lo stiamo vivendo così, lo dico per, diciamo, per comodità di tutti. È poco il documento così organizzato, corposo, letto bene, secondo me dà conto di questo. Se lo vedi così ti fa disperare un po', però non fa niente, lo accettiamo lo stesso così com'è, no? Viverlo in modo poco burocratico, molto intensamente, anche in modo passionale, deve essere, secondo me, la carta che ci dobbiamo giocare. E ce la dobbiamo giocare anche con un po' di, si può dire, un po' di furbizia. Dobbiamo sapere che dobbiamo essere un po' meno succubi, diciamo, del fatto che ci troviamo in una condizione che il mezzogiorno dice delle cose disperate. Ci sono, il mezzogiorno è anche questo qui, e allora da questo mezzogiorno si può ripartire per dare anche altri esempi. Io come sindaco lo vivo così, e per questa ragione, per il fatto che i miei collaboratori sono riusciti a darmi questa impressione, è per me la cosa più importante che hanno fatto, al di là del lavoro anche, diciamo, bravoso che hanno dovuto sopportare. Ma non era scontato, non è mai scontato che lavorando tanto si possano ottenere certi risultati. Puoi anche sfegatarti e alla fine magari. Io invece ricevo da questa cosa un bellissimo impulso che vorrei condividere con gli altri e fare in modo che con gli altri riusciamo a tirarci fuori anche da questa situazione difficile che viviamo. Parlo di quella globale, non parlo di quella nostra personale o, diciamo, della circostanza particolare, per cui sono per che le forze che sono chiamate a sottoscrivere il documento lo sottoscrivano con questo stato d'animo, insomma, penso che possiamo dividerlo insieme.